Buona. Alza il lob Fernandez e sbaglia alla fine con il dritto su Chiagi. Ritmi già particolarmente alti. È un match divertente, come spesso accade questa disciplina. 15-0. Sara e Ani. Buona. Alza il lob Fernandez e sbaglia alla fine con il dritto su Chiagi. Ritmi già particolarmente alti. È un match divertente, come spesso accade questa disciplina. 15-0. Qui una buona risposta da parte dell'indonesiana, molto potente, 15 pari. Sì, è lì a fare buona guardia a rete Paolini, che non sbaglia, 30-15. Questo è un errore grave da parte di Fernandez. Spezzato il polso, ha lasciato scendere troppo la palla. 40-15. Largo nel dritto lungo linea di Errani. La risposta vincente di Su Chiagi, in maniera analoga a quanto accaduto nel primo game. 40-15, siamo 40 pari, eh? Questa è una super risposta, bravissima l'indonesiana. Questa volta a due passi dalla rete, non la sbaglia la volée, Lara Fernandez. La coppia formata dall'indonesiana e dalla canadese ottiene il terzo punto consecutivo, si tira su da 40-15, arriva alla break 2-1.
Di nuovo in diretta con le immagini dal Lotus Court di Pechino. È arrivato il break in favore di Laila Fernandez e al di là Sutiagi, tanto esce di un soffio in risposta di Jasmine Paolini, 15-0. Qui è entrata col tempo giusto Fernandez, molto reattiva, molto carica. Super risposta di Jasmine. Non ci credo, cosa ha preso Sutiagi? E questo recupero è lungo, beh, un punto che si merita ne come qui Rania Paolini. 30-15. Passante di Sutiagi, fantastico, 40-15. Qui un po' pigra forse l'indonesiana in uscita dal servizio. 40-30. Adesso serve anche il prossimo punto. Di nuovo. Certo che non sta nemmeno girando troppo bene a Paolini. C'è la terza risposta che c'è davvero di pochissimo. Allora, Fernandez e Sutiagi confermano la break, allungano sulla 3-1 in questo primo set. Ah, peccato anche qui dal punto di vista tattico, la gestione del punto era stata perfetta, non è passato il dritto incrociato di Paolini, 0-15. Questo sì, 15 pari. Volé di Errani che non passa, stanno giocando benissimo Fernandez e Sutiagi. 15-30.
Chiude con lo smash Errani. 30 pari. Che vuole, ha giocato Sara, c'è bisogno di un'altra e questa è una carezza. Alle ragazze, 40-30. E vola via la volée di Adira Sutiagi. Le camere che vanno anche nell'angolo delle nostre ragazze con Pablo Lozano e Renzo Furlan. Game di vitale importanza conquistato dalle teste di serie numero 5. C'è un break da recuperare. Fernandez e Sutiagi avanti 3-2 dopo 18 minuti. Si dissetano Sara e Jasmine, protagoniste di uno straordinario 2024 che va al di là della storica medaglia d'oro conquistata ai Giochi Olimpici di Parigi, arrivata in finale sulle russe in campo da atlete neutrali Mirra Andreeva, Diana Schneider, 10-7 alla long tie break del terzo set. In precedenza erano arrivati proprio ad inizio di stagione il titolo nel WTA 500 di Linz, l'altro nel 1000 di casa, gli internazionali BNL d'Italia, senza dimenticare ovviamente la finale al Roland Garros persa per mano di Taylor Townsend e Caterina Siniakova, e anche l'ottimo risultato nel WTA 1000 di Miami, la semifinale dove è arrivata la sconfitta con le americane Sofia Kenin e Bethany Mattek-Sands. Il passante con il dritto di Paolini sta prendendo le misure, attenzione, 0-15. Brava, brava Sara. Prendono tutto. E qui chiude, chiude con lo smash Errani. 0-30. Seconda molto ben lavorata, molto carica per la chiusura a rete dell'indonesiana, 15-30.
Passa con il dritto Errani, ottima risposta. 15-40, due palle break più eventuale deciding point. Che ha risposto benissimo Jasmine, subito avanti, eccolo qui il game della reazione. Applaude anche un infreddolito Renzo Furlan. Contro break, tutto torna in equilibrio. Questo primo set, tre pari dopo 23 minuti. Chiama la palla Jasmine. Volley strettissima. Fernandez ci arriva, ma è largo il recupero della canadese. 15-0. Brava. Ottima copertura della rete nella tennista di Montreal, 15 pari. Stanno salendo di livello Sara e Jasmine. Dritto strettissimo, che angolo ha trovato Sara. 40-15, sono chance per il sorpasso. Il sorriso di Jasmine Paolini. Riflessi di Jasmine. Anche qui chiama la palla Paolini. E allora arriva un altro game per le giocatrici italiane. Erano sotto 3-1 in questo primo set dopo aver operato l'aggancio. C'è la freccia per il sorpasso. 4-3 Errani Paolini. Che reazione da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini. Erano sotto 3-1 in questo primo set parziale del quale sono loro ora al comando con il punteggio di 4-3.
Palle nuove per Altila Sutiaggi. Che risposta profondissima con il dritto di Paolini. 0-15. Ah, peccato. Ferma in rete il dritto di Errani, 15 pari. La super risposta di Jasmine. Qui l'ha impattata male, peccato. 30-15. Sì, lascia i suggerimenti di Jasmine Assara. È lunga la volée di Fernandez, 30 pari. Come sta rispondendo Jasmine Paolini? Fantastica, 30-40. Due palle break per le azzurre. No, peccato anche qui, molto intelligente questo lob profondo alzato in risposta ad Errani. La palla è appena lunga, siamo nuovamente a deciding point per la prima volta però sul servizio della coppia avversaria. Vediamo come se la gioca su Chiaci. Se la gioca bene con un'ottima prima palla di servizio. Sfumano entrambe le chance, entrambe le palle break, persiste l'equilibrio in questo primo set, 4 pari. Al volo Jasmine, palla pesante, profonda, fantastica, 15-0. Ottima prima esterna, 40-0. Sta bola via, allora turno di servizio sontuoso per Jasmine Paolini. 5-4 per le azzurre in un primo set estremamente combattuto. Intanto
aggiornamenti anche dal Brad Druid Core, dove è iniziata da pochi minuti la sfida di semifinale tra Simone Bolelli, Andrea Vavassori e Wesley Kulov e Nikola Mektić. Gli azzurri sono avanti 2-1 dopo i primi tre game, non ci sono ancora state palle break. Sul centrale la cinese Zhang Shuai, la reduce da 24 sconfitte consecutive, ha riacceso improvvisamente la luce in questo torneo. Ha vinto il primo set nella sua match di ottavi di finale, che la vede opposta per la terza volta in carriera alla polacca Magdalena Freck. Servirà adesso Laila Fernandez per prolungare questa prima frazione di gioco. Ottima prima, 15-0. Al volo va al centro Fernandez, che anche in questa circostanza ha servito davvero bene. 30-0. Zero, appena lungo il lob di Paolini. Eh sì. Ha servito in questo game Fernandez senza paura, papà di Bianca, quello di Laila, perdon, quello con il cappellino bianco, la sorella minore di Laila Fernandez si chiama Bianca, tra l'altro le due hanno anche giocato insieme quest'anno il 1000 di Toronto e sono spinte sino alle semifinali, sconfitte da Rodliff e da Broschi. Qui stecca con il dritto Errani, 0-15. Quindici pari. Perfino. Il passante con il rovescio lungolinea di Fernandez.
15:30. Va al corpo Paolini, che si scusa subito con la tennista indonesiana. 30 pari. Cambia lato Fernandez. Attenzione anche al sole, ed è una situazione che gestisce molto bene Tsutiashi. A segno con lo smash, 30-40, arrivano due palle break. Alla fine il break arriva, continui capovolgimenti di fronte in questo primo set dall'andamento decisamente sinusoidale. Break per Fernandez e Tsutiashi, che dopo il cambio di campo potranno servire per il primo set. Cinque questo primo set, il punteggio in favore di Aldila Tsutiashi e Laila Fernandez. Sono appena riuscite ad ottenere nuovamente un break di vantaggio. Serve l'indonesiana per provare a chiudere questa prima frazione. Potenza siderale nel dritto di Paolini. 0-15. Cambia lato Errani, è buono il dritto. E alla fine sceglie tempi e modi giusti per intervenire a rete Fernandez con la volea alta di dritto, 15 pari. Altro gran bel punto. Thank you.
L'ha colpita male Fernandez. Altro scambio pazzesco, tutto al volo. Si salva Errani. Non è vero! Super punto, il più bello del match. Gesto d'approvazione, non potrebbe essere altrimenti, anche da parte di Pablo Lozano. Rivediamo tutto perché è stato davvero fantastico. Riflessi quasi felini a rete da parte di Errani, che poi chiude al volo 15-30. Risposta con il dritto di Errani. Oh, arriva l'errore a rete di Paolini. Sembrava fatta ormai. Così non è, 30 pari. Si carica Fernandez. Seconda. Se ne va il dritto di Altida Sutiaggi. 30-40, due chance per il contro break. Qui serve bene l'indonesiana e poi a rete a vita facile Fernandez. Siamo al momento della verità, set point, ma ancora anche palla del contro break. E copre bene la rete con la volée alta di rovescio Errani. Arriva un altro break. Non è ancora finito questo primo set che si deciderà al tie break. Punto quasi identico a quello precedente, chiuso da Sara Errani con la volée alta di rovescio, importante partire subito in vantaggio questo tie break. Appena lungo il dritto di Fernandez, che aveva già rischiato sulla seconda palla di servizio. Mini break in Errani Paolini.
qui non sbaglia Sutiaggi. 2-1. Era nei fauli. In corsa con il dritto Errani, deve giocarne un altro e poi chiude così con questa splendida volée incrociata di dritto su Tiagi, e forse fa un lavoro nella coppia meno appariscente rispetto a quello della canadese, ma davvero molto utile. Contro mini break 2-2. Restiamo avanti. Questo buon servizio di Sara, 3-2. Fine sbaglia Errani, era diventata una questione personale tra l'azzurra e il Dila Sutiaggi. Si gira sul 3-3. Avanti, 4-3, Fernandez e Sutiaggi. Ottima, prima al centro da parte di Paolini, un tocca sana in questo momento. 4-4. Sorpasso, anzi contro sorpasso delle azzurre, 5-4. Errani contro Fernandez, dritto contro rovescio, e da questo braccio di ferro ne esce vincitrice Sara Errani. Mini break, che vuol dire anche 2 set point. La risposta vincente di Jasmine Paolini, una fiammata. E allora
Sono le azzurre ad aggiudicarsi questo primo set al tiebreak con il punteggio di 7-4 in 53 minuti di gioco. Primo set in archivio sul Lotus Court di Pechino, durato 53 minuti, se lo sono aggiudicate al tiebreak Sara Errani e Jasmine Paolini con il punteggio di 7-4. Primo set davvero molto entusiasmante, nel quale le azzurre sotto 6-5 hanno anche salvato in risposta un set point. Ricordo che si gioca per sfidare Laura Siegemund e Beatriz Haddad-Maia nei quarti di finale. Intanto sul centrale Zhang Shuai avanti 6-4, 4-1 su Magdalena Freck. Quasi 5 pari nel primo set invece Vavassori e Bolelli con Kulov e Mektic. Si riparte qui, secondo set con Laila Fernandez al servizio. Fernandez so. No. 15-0. Che brava, ha disegnato tennis qui Laila Fernandez. Quaranta-0.
c'è spazio e può infilarsi con il dritto Errani. 40-15. Ottima prima esterna, 15 tiene il servizio Laila Fernandez, 1-0. Se ne va il dritto di Paolini, 0-15. Regalo qui, una parte di Sulchiagi, 15 pari. Doppio fallo, primo del match lo commette Paolini, 15-30. Pari. Sorpasso Errani Paolini, 40-30, palla dell'uno pari. Sbaglia la risposta su Tiagi e allora da 15-30 recuperano Sarri e Jasmin, uno pari. Profonda la volée di Errani, l'ultima al centro, quella definitiva, 0-15.
sbaglia il colpo al volo nel tentativo di arrampicarsi verso l'altro Fernandez. 0-30. E altro errore al volo da parte di Fernandez. 0-40. 4 palle break consecutive. Rani Paolini. È appena largo il dritto a sventaglio dell'indonesiana. Gesto d'approvazione, pollicioni di Pablo Lozano e Renzo Furlan. Arriva il break addirittura a zero. Errani e Paolini passano al comando anche del secondo set. Due giochi a uno. Sette break di vantaggio per Sara Errani e Jasmine Paolini. 7-6, 2-1 nei confronti di Aldila Sukiagi e Laila Fernandez. Ottavi di finale del China Open di Pechino. Sbaglia la risposta con il rovescio Laila Fernandez, 15-0. Potente il passante lungolinea con il rovescio di Errani. Questo è il momento in cui bisogna provare a scappare via nel punteggio. Sta mancando un po' di brillantezza adesso a Sukiagi e alla canadese. Riga. Subito avanti Errani, che però questa volta sbaglia la volée di rovescio. 30-15. E 40-15. Ma detto anche che nel primo set i ritmi sono stati altissimi. Adesso si stanno leggermente abbassando. Importante commettere il minor numero possibile di errori. Tutto semplice qui. Prima esterna di Sara. Volley vincente di Jasmine. Break confermato. 3-1.
0-15. Ai, quanti errori da parte di Succhiaci e Fernandez. 0-30. Prende anche questa Jasmine. E alla fine deve arrendersi. Dritto centrale, potente, profondo di Fernandez. Svantaggio dimezzato, 15-30. E 30 pari. Grande giocata qui da parte di Fernandez, che però alla fine si disunisce al momento di chiudere con lo schiaffo al volo di dritto. Paga la difesa generosissima di Jasmine Paolini. 30-40, due chance per il doppio break. Non passa la risposta di Errani. 40 pari, deciding point. La risposta vincente con il dritto lungo linea di Paolini. Arriva un altro break. Applausi e i sorrisi di Renzo Furlan. Allora, ragazzi che si avvicinano ulteriormente verso i quarti di finale della WTA 1000 di Pechino. Intanto bene nella semifinale maschile anche Simone Bolelli e Andrea Bevassori, che hanno vinto anche loro al tie break il primo set con Kulov e Mektic con il punteggio di 7-1 sul centrale. Freck sta provando a restare aggrappata alla sfida che la vede opposta a Zhang Shuai. La cinese avanti 6-4, 5-2 ed ha già avuto 4 match point, 3 di questi al servizio non sfruttati. Va di corsa Paolini, che è già pronta anche Sara prima che la giudice di sedia chiama il tempo. Race di
di doppio che in questo momento vede in testa Lyudmila Kishenok e Yelena Ostapenko, quasi 6.000 punti, 5.948, poi si è e Mertens con 5.130. Sul gradino più basso del podio invece Gabriela Dabrowski ed Erin Rotliff con 5.027 punti. Sbaglia la risposta Laila Fernandez ed è 15-0. Classica giocata da doppio, intelligentissima Paolini. Cambio incrociato con palla alta e poi Errani a rete deve solo completare l'opera. Lunga, 40-0. Sbaglia la risposta su Tiagi, chiude Errani con la volea alta di dritto, ragazzi, a un passo dai quarti di finale, 5-1 nel secondo set. Zero. Stecca con il rovescio l'indonesiana, 15 pari. Risposta di Paolini. Poi alza il lob lungo linea. È tradita dal rovescio su Tiagi. Tanto sono cresciute nel secondo set le nostre ragazze. 15-30 a due punti dalla vittoria Errani e Paolini. Può sbagliare e non sbaglia la volée di dritto Fernandez. 30 pari. Sbaglia lo smash Errani, 30-40, 2 match point.
largo colpo di Errani, di un soffio, sì, la palla è larga. 40 pari, c'è un altro match point. Ed è larga anche la risposta di Paolini. Due i match point cancellati da Fernandez e Succhiaggi. Le azzurre, dopo il cambio di campo, avranno comunque il servizio per provare a raggiungere i quarti. Momento della verità sul lotto score di Pechino. Dopo un'ora e venti, Sara Errani serve per il match. Sbaglia lo schiaffo al volo con il dritto Fernandez, 15-0. Lungo anche il dritto di Succhiaggi, 30-0. Sbaglia la volée d'approccio su Tiagi, 40-15, arrivano altri tre match point. Largo il rovescio incrociato della canadese, e allora finisce qui in un'ora e 22 minuti. Sara Errani e Jasmine Paolini superano Laila Fernandez e Aldila Succhiaggi con lo score di 7-6-6-2. Le azzurre accedono ai quarti di finale del China Open di Pechino, dove affronteranno Beatrice Dadmaia e Laura Siegemund. Solo applausi per Sara Errani e Jasmine Paolini, che raggiungono così il quarto di finale, numero 4 in un 1000 in questo 2024, e mettono in cascina altri importantissimi punti. Allora, le nostre dirette torneranno più tardi qui da Pechino, ripartiremo proprio da questo campo, dalla Lotus Court, con la sfida tra Starodubseva e Anna Kalinskaya. Nell'attesa ci gustiamo la differita della match tra Zhang Shuai e Magdalena Frecca più tardi.